In questa situazione è impossibile pensare a un lockdown. Ma vedi, il lockdown a livello nazionale dubito che vi sarà con i numeri attuali, anche un'attesa di numeri più alti rispetto a quelli che vediamo oggi. Sicuramente saranno necessari dei lockdown circoscritti proprio per limitare quell'incertezza che veniva poc'anzi detta. Noi non sappiamo quanto durerà questa pandemia in Italia. Saranno necessari dei lockdown circoscritti, laddove non si riesce a gestire la situazione non in base ai numeri, ma alla gestione dei numeri, che è ben diverso. Lì saranno necessari prendersi un periodo di 14 giorni, fermarsi, limitare l'avanzata dei contagi e ripartire. Questo, secondo me, accadrà. Ministro Sileri, il problema che viene sottolineato, di cui anche ora discuteremo, è il governo le 4T le ha saltate lui. Ormai la situazione è fuori controllo. Si va alle chiusure perché non sono riusciti a tracciare, si dovevano preparare e non l'hanno fatto. Allora, Sileri, non è così ovunque. Sicuramente laddove il contagio esplode è più difficile fare il contact tracing anche se hai il personale. Sicuramente il personale in alcune aree è mancato, sono mancati i contact tracer. Cioè la parte iniziale che poi porta il suo fallimento alla terapia intensiva, ci siamo a volte in alcune aree concentrati sulla terapia intensiva quando quello è l'anello finale di un percorso che inizia col contact tracing. Abbiamo tempo per rafforzarlo, ma laddove non si riesce a controllare il contagio è meglio una chiusura selettiva, più o meno selettiva, per prendere fiato, rallentare l'andamento dei contagi e ripartire. Bastano 14 giorni, non serve tanto. I numeri che lei ha mostrato sono antecedenti verosimilmente al DPCM e all'obbligo della mascherina. Sono influenzabili dal nostro comportamento. Esatto, e vedremo il nostro comportamento quanto influenza quei numeri. Rizzo, Sileri, allora, poi Bersani, poi Mirta, prego. Parto innanzitutto dalle terapie intensive e poi arrivo a ciò che ha detto il direttore Senaldi. Le terapie intensive sono stati distribuiti 4.400 apparecchi, quindi dal governo centrale sono arrivati i respiratori e sono approntabili. Allora, 4.400 è esattamente il numero massimo di terapie intensive che abbiamo avuto nel mese di marzo e aprile, cioè siamo arrivati a 4.400 posti occupati quindi per Covid. Quindi di chi è la colpa? Ma voglio dire, localmente hanno organizzato il lavoro le regioni. Ora, pensare a dei posti di terapia intensiva stanziali, cioè organizzati per sempre, che rimangono come eredità, è chiaro che quello serve del tempo. Il vero problema nasce con la carenza del personale. Diceva bene Bersani poc'anzi. La carenza del personale non è che tu l'anestesista o l'infermiere qualificato per la terapia intensiva lo trovi dietro l'angolo. Servono un periodo di specializzazione di 5 anni per l'anestesista e diversi anni per un infermiere. E quella è una carenza cronica. Questa è stata programmazione. Quando mi chiedono di chi è la colpa, io dico di tutti. Io me ne infischio chi c'era prima di me al governo 5 anni fa e 10 anni fa e quant'altro. La verità è che la programmazione è stata sbagliata. Mirta Merlino, volevo rispondere anche a Senaldi se mi consentite. Sulla Lombardia. Fatto... Sì. Allora, dopo una domanda a Rizzo, a Merlino. No, sulla Lombardia voglio chiedere una cosa poi. Allora, sì, però non sono negazionisti. Se vediamo i dati nella scuola... se nella scuola andiamo a vedere i dati, i contagi sono così bassi e sono contagi che spesso avvengono fuori dalla scuola e portati. Nei trasporti sicuramente il problema c'è, da qualche parte c'è, non in tutta Italia. La verità è che laddove tu hai un protocollo è meno probabile il contagio. Qui dentro noi difficilmente ci contageremo. Viceversa, i contagi avvengono in ambito familiare. Poi parliamo tutti, non vi preoccupate, Sileri. Alcuni problemi sono atavici e organizzativi. Cioè l'Italia deve essere riformata completamente. Sono errori di processo. Errori organizzativi. Per anni sono state messe nei posti persone sbagliate non per merito, ma per scelte politiche. Questo è un problema che determina sperpero. Sperpero e male organizzazione. Persone, ma nel momento in cui li registriamo sono passati già troppi giorni, quindi l'immagine che noi vediamo è già vecchia di 10 giorni. Sileri. Quelli che si sono ricoverati oggi si sono infettati almeno 15 giorni fa. Quindi se tutta la macchina del territoriale può essere che non siano più infettivi, può essere che siano diventati gravi. Ritarda tutto. Però nel frattempo hanno infettato altre persone. Esatto, il vulnus in questo momento, quindi torno sulle terapie intensive, non è la terapia intensiva. Perché che se ne dica, abbiamo 4.400 posti disponibili in più a quelli già esistenti. Voglio dare i premi a quelli che chiudono. Ma è che gli anestesisti non li trovi al mercato. I premi vogliono dare il problema.
è il personale, in molte regioni è il personale. Il vero problema è a monte, è il contact tracing che deve essere rafforzato, perché è da lì che parte la macchina che blocca i riportati. Non è tardi, non è tardi. Non è tardi, purché vengano utilizzate tutte le risorse possibili per fare queste maledette telefonate e mettere le persone in quarantena, liberare la quarantena, come ho detto, e utilizzare altri tempi.